Hai ottenuto il passaporto? No, il passaporto non me l'hanno dato perché volevano un documento. È logico, naturale. E io, e per avere il documento volevano il passaporto. E non mi davano il passaporto se non avevo il documento. E non mi davano il documento se non avevo il passaporto. Ah, ho capito, ho capito. Ho piantato lì. Hai fatto bene a piantarla lì, in ogni modo, no, con signor, questa storia. Oddio, che c'è? Ho perso la giacca. Cosa? Ho perso la giacca, dov'è la mia giacca? Ma se ce l'hai indosso. Oh, meno male che l'hai vista tu, se no andavo a casa senza giacca. Guarda, in ogni modo, tu... Non ti sei dato da fare, okay. Quindi non hai il passaporto e anche questa volta non potrai venire fuori con me. E invece io già sono stato 3 mesi in Israele, sì. Abbiamo girato il Mosè televisivo, sì. Siamo stati benissimo. Con Mosè? No, siamo stati benissimo perché la televisione ha pagato molto bene. Mosè Dayan. Cosa? Mosè Dayan. No, quello è un altro, quello è Mosè. Mosè? Mosè. Bolognese? Chi? Mosè, te la vivo, allora sì. Ma Forlimpopoli, non ma che Forlimpopoli? No, dice, sei tu che dici. Ma no, Mosè Dayan si dice, ma non è quello, non c'entra niente. No. Ti stavo dicendo che siamo stati benissimo laggiù e non ti nascondo che abbiamo visto dei posti meravigliosi. Ah, mi dispiace perché io sarei andato volentieri, a me piace tanto la neve, eh. Allora cosa c'entra? La neve? Sì. Ma guarda che noi eravamo nel deserto, sai. Sulla neve? Ma no, che neve? Non c'era neve. Come non c'è? Ma no, nel deserto non c'era la neve. C'era di giorno, ma magari al mattino non c'era. No, al mattino niente. Alla notte sì. Neppure la notte. Non c'è neve? Niente. All'alba? Mai visto la neve, neanche all'alba, va bene? Si vede che tu dormivi allora. Ma cosa che dormivo? Che cosa dormivo? Ho detto che non c'era neve, chiuso, basta, va bene? Ecco. Sfarfallio? Ma che sfarfallio? A larghe falle. Guarda, smettila, eh. Smettila perché sennò divento brutto. Ancora? Se ti dico che non c'era la neve non c'era. Là c'era un'atmosfera bellissima. Neve non ce n'era. Figura, eravamo pieni di ghiaccio. Allora la neve c'era. Perché? Dove c'è il ghiaccio c'è la neve. Ma no, eravamo pieni di ghiaccio perché l'avevamo nelle cassette, nel frigo, per tenere in fresco le bevande. Poi abbiamo girato il film con 40 gradi all'ombra. Chissà che brr, eh? Dico chissà che brr. Che brr che? Niente brr. No. Battevo i piedi. Ma che battevo i piedi? Niente, abbiamo girato 40 all'ombra. Sì. Non ti dico poi quando abbiamo girato... La scena della grande fame. La grande fame. Grande fame. E io non c'ero. Ma tu pensa, mentre il popolo di Israele languiva, improvvisamente dal cielo sono cominciati a piovere grossi fiocchi bianchi. Di neve. Di neve. Che neve? Che neve? Hai detto fiocchi bianchi? Fiocchi bianchi di manna. La manna, la famosa manna biblica. Quella piovuta dal cielo per sfamare il povero e derelitto popolo di Israele. Pensa che quella scena l'abbiamo girata 4 volte, ui. 4 volte la scena della manna. Non è possibile. Perché? Di manna ce n'è una sola. No, senti, guarda, non... Non parlare, perché sennò mi fai venire il mal di fegato. Non t'arrabbiare. Non t'arrabbiare. Giulio, non t'arrabbiare. Sì, non t'arrabbiare. Sto già male io, sai. Perché? Sto già male perché ieri sera mi hanno fatto mangiare le ostriche. Là, le ostriche. Mangiare le ostriche ieri sera. Ieri sera. Sono stato male tutta la notte. Lo credo io. Ma come si fa a mangiare le ostriche di sera? Sono pesantissime. Lo so. E poi, quante ne hai mangiate? 2. Per 2. 2 dozzine. 2 dozzine? Hai mangiato 2 dozzine? Ma, dimmi un po', almeno... Ti sei assicurato che fossero fresche prima di aprirle? Perché bisognava aprirle? Ti
Io mi domando e dico, ma è mai possibile che io ti debba sentire dire di queste sciocchezze e io continui a sopportarle? Va bene, io... Dimmi, no, rispondimi, lo trovi giusto? Lo capisco quello che dici. No, tu, tu non lo capisci, tu non lo puoi... Uè, cosa fai? Sto parlando con te. Guarda che io sono qua, sai. E tu con chi parlavi là? Io parlavo con te. E allora io rispondevo a te. Ma no, io mi sfogavo. Ah, sfogati allora. Ecco. Scusami. Io parlo, ti dico, tu sei sempre così nervoso, sempre così con la testa per aria. Beh, riprendiamo a fare là di laggiù. Ecco, quindi la neve non ce n'era, no. È assodato. Però in compenso siamo stati benissimo, sì. Senza di te, per fortuna che non c'era. Grazie, grazie. Siamo stati benissimo, tutto è filato liscio come l'olio, ad eccezione di un poveraccio che si è rotto una gamba. Eh sì, succede. Eh sì. Scivolando. Sulla neve. Non c'è la neve. Oh, dove dice la neve? Chi ha detto che c'è la neve? La neve non c'è. Dice che c'è la neve. Oh, c'è la neve. Oh, dove vieni da Val Brembana? La neve non c'è. C'è la mamma, c'è che arriva poi io non ci sono stato, che me ne frega, non ho mai visto niente. Meno male che hai capito che là la neve non c'era. Cosa fai? Così, un po' di sollazzo. Ah, ecco. Adesso dove vado io sì che c'è la neve. Sì? Sì. Dove? Vado in Alaska. No. In Alaska? Alaska! È tanto tempo che aspetto uno che vada in Alaska. Avrei bisogno di un cammello, me lo porti? Un cammello? Sì. In Alaska? Sì. In Alaska un cammello? Con due gobbe? No, anche con una sola, piccolina, per me fa lo stesso. Ma guarda, fammi il piacere, non mi far disperare. Meglio che me ne vada a casa, sai. Me ne vado a casa, mi faccio fare una bella camomilla da mia moglie. Mi mette tranquillo perché... Salutamela. Grazie. Saluta tua moglie. Va bene, la saluterò. L'ho incontrata l'altro giorno. Ah, sì? Abbiamo chiacchierato un po'. Ah, vabbè. Carina, eh? Simpatica. Sempre... Si è fatta più bella. Beh. Si è fatta carina, simpatica. Ah, sì, sì. Abbiamo chiacchierato un po'. abbiamo preso un aperitivo. Bene. Un po' carina, proprio divertente. Gli ho raccontato una storiella spiritosa. Ma va. Si è messa a ridere così tanto. Si è messa a ridere così tanto che è cascata dal letto.